Esordio vincente con un secco 3-0 del Brindisi che nella prima di campionato stende le sarnese ospite in un Fanuzzi stracolmo dei tifosi che hanno accolto l'invito della società a gremire l'impianto di via Benedetto Brin. Dopo le polemiche è presente anche il sindaco di Brindisi, Mimmo Gonzales. Biancazzurri convincenti chiamati alla vigilia a riscattare la brutta figura in Coppa Italia contro il Biceglia. Mister Chiricallo deve rinunciare a Ciano e Olivera infortunati, ma comunque in attacco il trio Croce, Molinari e Ancora. Giocatori in campo con un fiocco giallo per ricordare i Marò ancora prigionieri in India. Fischio d'inizio ed è subito Brindisi con i lunghi lanci a servire Croce, schema che inizia a dare i suoi frutti. Dopo 8 minuti, quando Terracciano lancia lungo proprio per Croce, anticipato dal portiere avversario, è il primo sussulto della tifoseria. Un minuto dopo, cross per Molinari che tira in porta ma non c'entra il 7. Al decimo minuto ancora azione solitaria ma il tiro finale è fuori. Al quindicesimo ancora Brindisi con Molinari servito da Croce. L'argentino arriva in area, tira sull'esterno della rete e non è gol. Il Brindisi continua a provare ma la rete la regala Ottobre della Sarnese al quarantesimo che nel tentativo di anticipare di testa Croce manda la palla in rete alle spalle del suo portiere. È 1-0 per il Brindisi. Nella ripresa si vede la Sarnese per la prima volta al quarto minuto con Imparato che si gira in aria e spara alto. All'ottavo il Brindisi con Lorito a tirare in porta ma Nobile riesce a bloccare il pallone. Al dodicesimo si rivede Lorito che trova ancora pronto il portiere avversario. La Sarnese ci riprova al quindicesimo con Fontanarosa, il suo tiro non è fortunato, il ritmo cala al venticinquesimo, Chiricallo sostituisce ancora con lo Iodice. Due minuti dopo il nuovo entrato è atterrato da Ottobre in area e rigore, sul dischetto ci va Molinari che non sbaglia e insacca il 2-0. Passano 5 minuti e Croce e Molinari confezionano il 3-0 che chiude i conti. Buona la prima per i biancazzurri con i tifosi che festeggiano la prestazione convincente. Sono contento perché la prestazione complessivamente è stata una buona prestazione, però la cosa che mi interessava di più vedere era lo spirito, ecco, di sacrificio di tutti i giocatori. I giocatori gli ho chiesto di giocare con tanta umiltà perché domenica scorsa a me non era piaciuta la squadra, però era vero pure che insomma era la prima uscita stagionale. Oggi probabilmente le motivazioni, il fatto di giocare con un pubblico così numeroso, è normale che scatena all'interno del calciatore un qualcosa in più. Però mi sembra che la squadra sia stata molto diligente, una squadra che comunque ha affrontato un avversario secondo me molto difficile. Il nostro campionato comincia domenica e dobbiamo rimboccarci le maniche, provare a fare punti quanto prima possibile. Ma noi purtroppo siamo abituati a giocare in questo modo, non ci sappiamo difendere e comunque proviamo sempre a fare la giocata. Ovviamente se giochi con la Giffonese lo puoi fare, se giochi con il Brindisi al primo errore vieni punito.